espressioni perché non da politico, ma da militante, ormai da tanti anni da militante, poi dico, io sono attento ai movimenti, diciamo, che fin qui si sono susseguiti. In modo particolare anche il Movimento 5 Stelle, perché con Massimo poi abbiamo condiviso delle battaglie di referendum sui beni comuni, sull'acqua e quant'altro, posto in decentrali a biomasse, su Cerano, su molte cose, diciamo, programma degli incontri abbastanza buono. Però quello che vi lascia per questo dal vostro movimento è quando si dice noi non dialoghiamo con nessuno, con i partiti, perché pareva i partiti. Quando c'è la Corte dei Conti che cerca disperatamente di fermare quel provvedimento che andrà
dice che ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Io non ci sto a chi va in deroga alla normativa antimafia sulla terra dei fuochi in campagna e l'Expo di Milano. Io non ci sto a questo, non ci sto. Perché c'è gente che muore, che c'è dei frutti tossici sotto il culo e tu non metti la simpatia in mezzo. È chiaro o no? E sono queste le ragioni per cui non discutiamo. Quando siamo seduti in commissione, noi nel pieno rispetto delle istituzioni parliamo con gli altri parlamentari che ci dicono sì, sì, avete ragione, ma poi hanno le mani legate e non lo possono fare. Con chi devo discutere? Se io presento un emendamento per il reddito di cittadinanza completamente coperto, tecnicamente accettato dalla Ragioneria dello Stato, da Servizio Bilancio, e mi sento dire dal Partito Democratico da SEL e da SEL che è una scelta politica che ora non si può fare ed è meglio lasciar morire di fame gli italiani, pur essendoci soldi. Perché tutti abbiamo da fare, abbiamo la famiglia, abbiamo il lavoro, abbiamo i nostri impegni, ma bisogna leggere sui provvedimenti, vedere come votano, vedere che la legge di stabilità che già faceva buchi è stata peggiorata dall'iniziativa parlamentare, quel Parlamento che sta ancora lì, che non è stato cambiato, che deve rispondere alle lobby, che deve rispondere a giochi d'azzardo, che deve rispondere perché deve dare delle consulenze e darci